Siamo in provincia di Cuneo, in quella grandissima e bellissima piana che da Torino arriva fino al capoluogo che sta ai piedi delle Alpi Marittime. Siamo nell'azienda agricola I Paschi, che si trova proprio nel centro della pianura saviglianeese, e siamo qua con Pierpaolo Testa, titolare dell'azienda insieme alla sua famiglia, oramai alla terza generazione di agricoltori. Di che cosa vi occupate in modo specifico qui? Buongiorno a tutti, noi innanzitutto ci occupiamo di allevamento di bovini da carne. Sono bovini francese di razza Charolais. Noi acquistiamo gli animali dalla Francia a un'età di 12-13 mesi. Li teniamo per 6 mesi, facciamo la fase di ingrasso e quindi li vendiamo a 18-20 mesi. Il vostro allevamento attualmente quanti capi contiene? Contiene circa sui 1700 capi, tutti localizzati qua. Mi parlavi prima di impianto a biogas, che è un elemento qualificante dell'azienda. Sì, abbiamo una grossa quantità di reflui che abbiamo deciso di sfruttare costruendo un impianto a biogas da 1 megawatt di potenza. Quello che io definisco un ciclo virtuoso, un'azienda che ha un'economia circolare particolarmente sviluppata. 1700 capi richiedono un impegno quotidiano, costante e anche molto importante. Noi questi animali li alimentiamo una volta al giorno, solo la mattina, con un carro Unifeed della ditta Bravo, preparando questa miscelazione in autonomia. Sappiamo che sul mercato ci sono sostanzialmente due grandi tipologie di carri miscelatori, ci sono quelli orizzontali e quelli verticali. E poi abbiamo invece un universo a sé, che sono i carri Rotomix della Bravo. Perché avete fatto questa scelta? Il carro miscelatore Bravo Rotomix è l'unico carro che ha come miscelazione una botte che gira. Miscela molto meglio tutte le materie prime della razione giornaliera. In più noi nella razione giornaliera usiamo un prodotto chiamato distiller, che è un prodotto liquido, non viene mai compattato, resta sempre molto soffice la razione. Mi hai parlato di questo prodotto, di che cosa si tratta in particolare? Il distiller è grano liquido, è un grano che viene macinato, gli tolgono l'alcol, il glutine e altre particolarità. Quella che serve a noi, che è la proteina, è l'unica che gli rimane. Ecco, mi dicevi che all'interno della razione alimentare questa parte liquida è particolarmente importante. Sì, perché ne mettiamo su i 20-21 kg che mangia un bovino, noi ne mettiamo 5,5-6 kg. La macchina che avete voi è una macchina particolarmente importante perché si colloca al top della gamma Bravo, quindi abbiamo un veicolo a 3 assi con una botte miscelante particolarmente voluminosa. Ecco, l'altra cosa molto interessante è che all'interno il carro miscelatore Bravo ha una coclea che gira in una direzione, la botte che gira nel senso opposto, e questa cosa va per l'appunto a miscelare, a rendere molto soffice la razione alimentare. Ecco, gli altri vantaggi che avete trovato con Rotomix quali sono? Col 3 assi, che ha 2 assi sterzanti, perché il primo e l'ultimo asse sterzante ha una buona maneggevolezza, quindi riesce a entrare benissimo in tutte le stalle. È comodissimo il carico con la fresa e il braccio per il carico, che quindi riesci a caricarti tutte le materie, sia da quelle più complesse come può essere appunto la medica fasciata, che le farine, che ne usi in piccole quantità ma riesce a dosarle molto, molto bene, con molta precisione. Uno dei punti forti della Bravo è proprio la testa fresante particolare, con un sistema proprio di coltelli che... Coltelli più mulino, perché ha un mulino interno che macina ulteriormente oltre ai coltelli. E quindi l'ottima miscelazione deriva anche da quest'ulteriore, sì, da quest'ulteriore, sì, aspetto. Sì, sì. Quanti tipi di razioni utilizzate all'interno dell'allevamento? Solamente 2 tipi di razioni, una per gli animali, diciamo, dell'arrivo, che appena arrivano dalla Francia, che loro sono abituati magari ai pascoli, quindi a non essere, diciamo, spinti con cereali,
Allora abbiamo una razione per l'arrivo che dura dai 40, 50, 60 giorni, dipende un po' l'andamento degli animali, per poi passare alla razione dell'ingrasso e far sì che dopo i 6 mesi di stalla gli animali siano pronti a essere venduti, quindi ingrassati nel modo ottimale. Perfetto, e la gestione avviene in modo abbastanza semplice, mi dicevi? Semplicissimo, noi abbiamo una pesa a bordo del Rotomix e in automatico quando decidi di fare la razione dei magri dai una procedura, ti dà tutti i componenti divisi, passi velocemente da una razione all'altra. Tu che sei giovane, sei entrato in azienda giovane e la stai traghettando in questo periodo tumultuoso e anche affascinante perché la tecnologia sta cambiando tantissimo. Quali sono diciamo, i passaggi più complessi che hai dovuto affrontare? In campagna si è evoluta moltissimo la tecnologia con gestioni elettroniche di attrezzature, trattori, carri miscelatori, quindi devi correre per stare un po' davanti ai tempi, non subito dietro ai tempi. Diciamo che l'innovazione è un po' nel vostro DNA, perché mi dicevi per l'appunto che tuo papà, che tra l'altro è sempre qui in azienda che gira, è sempre stato una persona con una visione che ti ha trasmesso, quindi come mi dicevi cercare di guardare sempre un po' più avanti per migliorarsi sempre. Grazie ancora a Pierpaolo per averci ospitati, qui siamo al top per quanto riguarda la professionalità in agricoltura e ringraziamo anche tantissimo Fiera Savigliano per aver dato a tutti noi l'opportunità di fare conoscere realtà così professionali e che fanno capire come ogni volta che si va all'interno di un supermercato, all'interno di un negozio o in un ristorante a comprare qualcosa, a mangiare qualcosa, dietro c'è un lavoro veramente molto molto grande.